Che partivi? Partivi alle 7:30, alle 8 eri già in spiaggia, perché te al mare ci venivi per far la cura, non venivi per divertirti, ti venivi perché al mare era una cura. Oi ragazzi, se ti divertivi cosa vuoi, era sfiga, non è che... Però venivi per la cura, allora tiravi giù tutte le cose che ti riportano da casa perché ti avevi, facevi il picnic. Avevi, se guardate nei vostri garage o nei garage dei vostri nonni, ci sono ancora delle valigette che te le apri, tirano fuori le gambe, diventano i tavolini, le sedie pieghevoli, le ricordi? C'è un po' di ruggine, ci dai un po' di olio, ma sono ancora buone. Facevi il picnic, dove li facevi? Nella pineta. Che, facciamo una parentesi, te pensa, ha ragione Leopardi, la natura quant'è matrigna, quant'è ignorante, quant'è cattiva. Con tutta la flora e la fauna che c'è, te natura cosa fai? Di fianco alla spiaggia, un posto dove la gente va in giro scalza, cosa fai? Ci metti degli alberi che invece che le foglie c'ha gli aghi. Dai, cattiveria questa qui. Ecco perché all'epoca si usava lo zoccolo, che spianava tutti gli aghi, quei bei zoccoli di legno, tiravi giù tutto, le cose che aveva preparato da mangiare la mamma. Vi ricordate le cose che si portavano ai picnic all'epoca? Lo dico ai ragazzi giovani, magari ricominciate anche voi a mangiare, si portavano quelle cose che la gente ha proprio voglia di mangiare l'estate in spiaggia con 40 gradi all'ombra. C'erano queste belle teglie di pasta al forno ancora calda, la parmigiana di melanzane, ma non grigliata, fritta, che si legavano con dei canovacci, si faceva il nodo era il manico. Vi dico la verità, a casa mia, se andavamo la domenica al mare, mia mamma preparava anche il termos coi passatelli in brodo caldi. Che è vero, che ce li mangiavamo col cucchiaio. Perché in Romagna ne hai bisogno, te in Romagna, te se su di brodo, bevi brodo, bevi brodo, su di brodo, bevi brodo, su di... L'estate è fondamentale, perché reintegri, capito? Reintegri i sali minerali, è fondamentale. Mangiavi coi piatti di plastica, ma non quelli che poi li butti, no! Quelli che poi li lavi, perché te anche la domenica non dovevi perdere la manualità, dovevi lavare, devi ricordare che dovevi lavare, anche la domenica dovevi lavare. E poi quello che ci piacevano ai bambini, non so se lo ricordate voi, c'era il bicchierino telescopico, ce l'hai presente? Quello che te facevi, frrr, e si apriva. Poi lo mettevi sul tavolo, ci mettevi l'acqua, frrr, si chiudeva. No, non... veramente, quello non serviva mica per bere, serviva per tenere fresca la tovaglia, lì non ci ha mai bevuto nessuno, non si sa di nessuno che ci sia mai riuscito a bere. Si teneva così, frrr, frrr, per sentire il rumore al posto delle cicale, capito? Non era una cosa che si usava veramente, capito? E io questa cosa qui. Facevi il tuo picnic, poi guardavi gli altri tavoli, dicevi, oh, guarda quelli lì, oh, hanno portato il termos col caffè, ma che spilorci, ma prendilo almeno un caffè al bar, guarda quelli lì, hanno portato un'anguria, ma che cocomero, ma quanti devono mangiarci con quel cocomero? Ma non è troppo grosso, che cocomero è quel cocomero? Il cocomero si portava sempre. Il cocomero si portava e per tenerlo in fresco, il cocomero, si scavava la buca. La prima cosa che facevano i bambini, quando arrivavi in spiaggia, vi ricordate? E facevi la buca per metterci il cocomero, perché così stava al fresco. Che io non ho mai capito perché. Se facevi le sabbiature alla nonna stava al caldo, se le facevi al cocomero stava al fresco. Sai che è strana sta cosa? Dove vai? Facevi sta buca larga, grossa, ci mettevi il cocomero, poi la coprivi bene, 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 poi ci mettevi la paletta per segnarti dove l'avevi seppellita, la piantavi così e poi via a correre con gli amici, con i cugini, con i fratelli, col secchiello, col restrello, con la paletta. E lì cominciavano le tragedie. Io so di famiglie che hanno passato tutta l'estate a scavare, scavare, scavare. Magari trovavi la nonna seppellita l'anno prima, ma il cocomero quello no. Non lo trovavi, 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 non lo trovavi più.